pace fatta tra direzione della società di trasporto ATAP e quasi 200 dipendenti. Entro fine marzo la firma del contratto di lavoro. Andiamo avanti e parliamo di trasporto locale. Quasi pace fatta tra la direzione della società partecipata ATAP e quasi 200 dipendenti. Dopo mesi di tensione, entro fine marzo la firma del contratto. Dopo le tensioni che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, la direzione della partecipata di trasporto locale su gomma ATAP potrebbe raggiungere a breve il tanto atteso accordo sul rinnovo del contratto. Le organizzazioni sindacali unite dipendenti della società in-house, dopo aver incrociato le braccia ed indetto lo stato di raffreddamento anche con la mediazione del prefetto di Biella, oggi sembrano più vicini alla sottoscrizione dell'accordo. Il presidente di ATAP, Rinaldo Chiola, sottolinea come i toni si siano fortunatamente placati. Si attende quindi il 20 marzo prossimo, data in cui alla luce delle cifre di bilancio si potrà garantire con certezza le condizioni del trattamento economico. Stando alle dichiarazioni di Chiola, pare che i punti di incontro con le organizzazioni sindacali siano diversi. Rimane da capire solo quale sia la disponibilità reale dell'azienda in termini concreti. Il presidente di ATAP sottolinea che gli integrativi sarebbero già stati riconfermati, rimane solo da quantificare il valore di alcuni tempi accessori che gli autisti richiedono prevalentemente per la gestione del BIP. Si tratta quindi di pochi minuti, ma moltiplicati per quasi 200 dipendenti per 12 mensilità diventa una cifra importante. Prima di confermare, conclude Chiola, deve unicamente sapere con certezza quale sia la reale disponibilità. La firma quindi, che metterebbe pace tra dipendenti e dirigenza ATAP, pare sempre più vicina. Sottoscrizione che avverrà entro la fine di marzo.